Nel video di oggi vi voglio portare una fra le auto più amate d'Italia, specialmente dai giovani, ma non solo, anche dai diversamente giovani e un po' da tutti, perché è un'auto tuttofare, è un'auto che tutto sommato va bene, ma non in tutte le sue motorizzazioni. Volkswagen. E sto parlando della Volkswagen Golf. Per l'esattezza, in questo video prenderemo in esame la versione 6, quindi Volkswagen Golf MK6. Quindi se stai pensando di acquistarne uno o ne possiedi già uno, stai qui con me, perché con questo video potrai fare un acquisto molto più consapevole ed evitare rogne molto importanti. La Volkswagen Golf di sesta generazione è in verità sempre la Volkswagen 5 con un grande facelift, perché ha la stessa piattaforma che aveva la versione precedente. È una 5 migliorata, però l'hanno chiamata 6 e noi continueremo a farlo perché così non ci confondiamo. Questa auto arriva in tantissime versioni. La più comune è la hatchback, che è quella che vedete in giro un po' dappertutto. Poi c'è anche la versione station wagon, se avete bisogno di portare in giro magari gli animaletti di casa, quindi i cani prevalentemente, immagino, oppure se avete bisogno di andare all'IKEA o spostare mobili, andare in vacanza con famiglie più numerose, con più bagagli. C'è anche la versione Jetta, che è la versione berlina, ed infine c'è anche una versione cabrio di questa macchina, auto che ho anche guidato, e vi devo dire che è stata una bella esperienza. Pur essendo una Golf, ti dà la sensazione di una vera cabrio, anche perché comunque si apre come una vera cabrio, è di una bella linea, dei consumi bassissimi per quanto riguarda il motore a diesel, motore che c'era sulla versione che ho provato io. Non qui in Italia, in Inghilterra, però, a parte il volante dalla parte sbagliata o giusta, dipende dalla parte del mondo che si abita, la macchina è sempre la stessa. Quindi ce n'è per tutti i gusti, assolutamente. E rimane sempre un'auto di una linea bellissima, secondo me, specialmente se gli si dà qualche attenzione e si fa qualche modifica estetica, magari il cerchio, il vetro oscurato, qualche dettaglio. Per gli interni invece non posso dire la stessa cosa. Nel frattempo ti voglio anche ricordare di lasciare un like e di iscriverti al canale, e noi continuiamo a parlare di questa Golf 6. Eravamo arrivati agli interni, che dicevo che a me personalmente sembrano un po' noiosi e datati, si vede un po' l'età di questo progetto, però si può migliorare. Migliorano le cose anche da sole se trovate una versione più accessoriata con interni in pelle o alcantara. È sicuramente quasi d'obbligo cambiare lo schermo centrale della plancia, sostituendolo con uno CarPlay Android Auto, sia ovviamente per la funzionalità di quest'ultimo ma anche per l'estetica. Stessa cosa si può dire anche del volante, perché il volante della versione meno accessoriata è in una plastica dura, brutto, senza pulsanti, invece il volante più bello con i pulsanti, quindi con i comandi e il rivestimento in pelle, è un volante molto bello sia da vedere che da usare, da sentire in mano. Per essere un'auto della sua categoria offre spazi piuttosto interessanti sia per gli occupanti a bordo sia per i bagagli. Ovviamente nella versione hatchback il bagagliaio è quello che è, invece nella versione station wagon è enorme, ci potete caricare dentro frigo, divano, quello che vi pare. È un'auto davvero davvero grande, però anche l'hatchback non si fa mancare niente, perché è molto spaziosa, per gli occupanti a bordo si viaggia molto comodi. Non è un SUV, però si viaggia comodi sia dietro che davanti. Non ha particolari problemi di corrosione, però un pochino li ha, specialmente nella parte anteriore, nel parafango, dove va a finire tutta la sporcizia della strada, specialmente il sale durante l'inverno, ancor di più in quei paesi più nordici dell'Europa, dove usano più sale perché c'è più neve per pulire le strade. Quindi se andate a vederla, date un'occhiata nel parafango anteriore e anche nella parte, nella minigonna, nella parte bassa vicino alla ruota, per vedere se c'è corrosione o meno, quindi se c'è della ruggine che può comparire anche nella parte posteriore sull'1.8 sopra, dove c'è lo stop grande, oppure anche dove c'è lo stemma Volkswagen dove aprite il bagagliaio. Quelli sono i punti che interessano un po' di più. La ruggine non ha, come dicevo prima, particolari problemi di corrosione, però date un'occhiata a queste cose qualora voi ce l'avete o state andando a comprarlo, perché potrebbe essere che questo problema si presenti e si è fermato in tempo, non crea problemi se è lasciato, dopo la ruggine si fa strada e rovina la carrozzeria. Problemi noti sono anche quelli della condensa nei fanali posteriori, chiusura centralizzata, alzavetri, però questi sono problemi che potete trovare su quasi tutti
tutte le auto, quindi ci sono, controllate quando andate a verificare la macchina abbassando tutti i finestrini, guardate se c'è condensa, se si chiudono anche tutti gli sportelli, però questo dovete farlo un po' con tutte le auto che andate a vedere, che dovete comprare o che avete, per sistemarle in tempo, per non far diventare la vostra macchina una reliquia con tanti problemi difficili e costosi da risolvere, e poi diventa anche difficile rivenderla. Possono esserci anche problemi di infiltrazione dell'acqua nella parte anteriore del veicolo dove è seduto il passeggero. Nella parte frontale del tunnel centrale sulla sinistra c'è un tubo dell'aria condizionata della condensa che a volte può far perdere condensa dentro l'abitacolo, quindi vi troverete con i piedi bagnati. Date un'occhiata, è facile da risolvere, però può succedere. Uguale può succedere nella parte posteriore: se alzate il cofano posteriore, sulla destra e sulla sinistra c'è un tubo che porta i cavi elettrici dentro i fanali, tubo che si può rompere perché è in plastica, facendo così passare l'acqua dentro e poi vi ritrovate sostanzialmente acqua nel bagagliaio. Cose che si possono risolvere tranquillamente in una mezz'oretta, un'oretta di lavoro, dipende. Queste auto arrivano sia con ammortizzatori classici sia con ammortizzatori a controllo elettronico. In quel caso fate ancora più attenzione se ci sono rumori o scricchiolii che provengono dall'avantreno o dal retrotreno, per evitare di doverli sostituire subito, in quanto hanno un costo maggiore essendo a controllo elettronico. Però sono molto belli da avere. Li ho provati su una BMW e vi assicuro che sono belli da avere e da guidare. Puoi avere un'auto comoda e un'auto più sportiva. Sostanzialmente è quello, però è comodo. Ok, direi basta con modelli, carrozzeria e problemi generici. Passiamo un po' ai motori. Motori che vi voglio subito dire le due versioni che sono più affidabili, poi passiamo alle rogne. I più affidabili sono l'1.4 e 1.6 da 80 e 102 cavalli. Le versioni aspirate naturalmente, quindi non quelli turbo. Attenzione, questi motori in particolare sono piuttosto affidabili, possono arrivare a farvi anche 300-350.000 km senza troppi problemi. Con una precisazione però: oltre i 200.000 km potreste riscontrare consumo d'olio eccessivo. Chi più che meno, dipende anche come è stata tenuta la macchina e dalla vostra fortuna. Quindi se trovate versioni poco chilometrate con queste motorizzazioni aspirate, sono assolutamente da comprare. Se vi serve un benzina, quindi è chiaro, se fate 30.000 km all'anno bisogna guardare altro. Anche la versione 2.5 litri da 170 cavalli benzina è molto affidabile, però buona fortuna a trovare un bel esemplare. E da qui purtroppo iniziano le rogne con l'introduzione della turbina sui motori TSI, motore ad iniezione diretta. Partiamo con la prima in assoluto, che è l'1.2 TSI, motore turbo fra 86 e 105 cavalli, ed in questo caso particolare il problema maggiore è quello della catena di distribuzione. Attorno agli anni 2011 sono state richiamate auto anche a 20-30 mila km con problemi alla catena dovuti ai materiali scadenti. Le informazioni che ho trovato sono queste, però comunque occhio alla catena di distribuzione. Anche se fosse un caso fortunato, attorno a 80-100 mila km è bene cambiarla, che è molto poco per una catena. Spesso in questa motorizzazione si incastra anche l'attuatore del turbo, che dovete sostituire completamente. Però se vi capita questo problema, magari prima smontatelo, smontate la barrettina lunga dell'attuatore, vedete se riuscite a sbloccarla e sostituire solo quella, magari per non comprare un pezzo intero che ha un costo maggiore, perché spesso il problema è dato da quest'asta. Se usi queste motorizzazioni su tratti molto brevi, sono molto note anche per mischiare un po' di benzina con l'olio, cosa che a lungo andare non fa bene al motore. Questo è dovuto a delle fasce del pistone un po' particolari per quanto riguarda la tolleranza, fasce che possono dare anche problemi di consumo d'olio, che poi vedremo un po' più avanti. L'1.4 da 122 cavalli ha lo stesso problema della catena, un po' migliorato, però comunque a 100.000 km anche questa andrebbe sostituita per evitare danni maggiori. E mi riferisco principalmente alle prime serie che sono arrivate nel 2011. C'è anche una versione da 160 cavalli, sempre sull'1.4, con un turbocompressore più grande ed un compressore. Questa motorizzazione in particolare ha più problemi di tutte. La prima in assoluto è che solitamente
precisamente entro 100.000 km si rompe la frizione magnetica del compressore che trovate dietro alla pompa dell'acqua, quindi questa va sostituita. Ha anche la problema della catena che ci sono nelle versioni precedenti e il problema delle fasce dei pistoni più questa cavalleria che hanno aggiunto portano ad una rottura del pistone, prima una crepa di solito nella parte dove ci sono proprio le fasce, rottura che poi causa malfunzionamento del motore, spia motore accesa, consumo d'olio eccessivo ed infine la grippatura proprio di tutto il gruppo motore. Quindi questa motorizzazione in particolare sarebbe assolutamente da evitare, dovrebbe essere proprio la motorizzazione che trovate sulle Scirocco quelle problematiche, perché Scirocco monta comunque anche i diesel. A proposito di Scirocco, come linea secondo me è un'auto bellissima, potrebbe essere sulla lista da quelle da comprare, purtroppo ha la trazione anteriore, io la vorrei posteriore e se la prenderei sicuramente non la prendo con il motore che vi ho appena citato, piuttosto la prendo a diesel. La versione GT con il motore 2000 da 211 cavalli ha un problema con il tensionatore della catena e il risultato è rottura imminente, disastro totale. Quindi occhio, se comprate auto più vecchie della metà del 2012 c'è questo tensionatore da controllare assolutamente. Dal 2012 a metà 2012 all'incirca sono state prodotte macchine con un tensionatore della catena aggiornato e questo problema non dovrebbe più presentarsi. Possono verificarsi anche problemi per quanto riguarda l'aspirazione, perché dentro ai condotti di aspirazione in questo gruppo, grande gruppo di plastica, ci sono dei flap di plastica che sono in movimento, questi col tempo si usurano, non funzionano a dovere, si possono paccare e possono creare diversi problemi, quindi aggiornatelo con uno un pochino meno datato, problema che si presenta anche nei motori BMW dove c'è proprio un kit apposito da comprare per sistemare questo problema ed eliminare i flap. Anche la valvola PCV si può rompere causando perdite d'olio. Versione 1.8 TSI invece, che troviamo più spesso su Audi A4, ha le stesse problematiche del motore che vi ho appena menzionato. La versione R di questa macchina con 270 cavalli invece è un po' più affidabile, però quelle macchine non si comprano per affidabilità o consumo, quindi tralasceremo l'approfondimento di questa motorizzazione. Sono comunque, per quello che vi offre, sono comunque motori affidabili. Tutte le motorizzazioni che vi ho appena citato possono anche avere problemi con l'impianto di raffreddamento, pompa dell'acqua, quindi possono perdere liquido di raffreddamento, possono avere problemi di consumo d'olio, problema di iniettori, problema che però trovate su tutte le auto benzina, quindi la cito, però può esserci su tutte le auto, ed incrostazioni nelle valvole. Questi sono problemi generici, a parte quello del consumo d'olio che è dovuto proprio ad un difetto di progettazione e delle fasce dei pistoni sottodimensionati a quello che dovrebbero essere. Passiamo quindi ora ai diesel che possono arrivare a fare 300-400 mila km senza troppi problemi se tenuti bene. Ai classici problemi del FAP EGR, EGR che è posizionata purtroppo dietro al motore, quindi nella parte posteriore, e cambiarla non è assolutamente comodo ed è anche piuttosto dispendioso. Gli iniettori possono dare qualche noia, specialmente sulla versione 1.6 TDI. Può grippare anche la pompa a bassa pressione, questa in seguito vi rovina anche gli iniettori, tuttavia è un problema che si presenta in modo molto raro ed in paesi dove ci sono carburanti di qualità inferiore. C'è anche il problema del diesel gate, se vi ricordate, su queste motorizzazioni, il grande scandalo che è successo per quanto riguardano le emissioni dichiarate più basse rispetto a quelle che sono in realtà, ed in questo caso hanno obbligato Volkswagen a fare un aggiornamento software per abbassare le emissioni del motore, aggiornamento che vi può creare diversi problemi. Me lo sono segnato perché sono un po': consumo maggiore d'olio, consumo maggiore di carburante, irregolarità di funzionamento, intasamento EGR, intasamento iniettori e FAP. Quindi se potete non fare l'aggiornamento sarebbe bene non farlo, non so se sia legale, se si può fare, se non si può fare, informatevi voi in base al vostro caso specifico che avete. Per le versioni con il motore da 2000 cm cubici del 2009 con il codice motore CBAB e CBBB è bene controllare anche la pompa dell'olio, perché questa con il tempo consuma una delle sue componenti,
facendo in modo che la pressione dell'olio sia bassa dentro il motore, portando così ad una mal-lubrificazione di questo ed in seguito ai vari problemi che si presentano. Questo problema in particolare si presenta attorno ai 200.000 km. Come cambio ci sono sia versioni a cambio manuale 5-6 marce, sia tre tipi di cambi automatici. Il cambio manuale è piuttosto solido, non dà problemi e sarebbe bene cambiare l'olio dentro la scatola del cambio. Quanto vi ricordate? Una mezza mattinata, una domenica, vi mettete là e lo fate. Non c'è un tempo specifico. Se la macchina ha 200.000 km, è bene farlo. Così lo tenete più sano, più fluido e tutta la componentistica ne gioverà. Anche la frizione è piuttosto solida, può arrivare attorno a 200.000 km senza problemi. Anche il cambio automatico Tiptronic a 6 marce è molto affidabile. Per il DSG 6 e 7 marce non possiamo purtroppo dire la stessa cosa. Cambio che necessita sì di manutenzione, attorno a 50-60.000 km va cambiato l'olio e spesso e volentieri la meccatronica di questa scatola del cambio si rompe. Quindi se volete il cambio automatico DSG, che è bello da guidare, a me piace perché è molto molto veloce ed è comodo, mettete da parte un 1.500 euro per cambiare la meccatronica quando succederà questo problema, perché è molto probabile che succeda ed è molto probabile che anche la frizione attorno a 100.000 km vi dia qualche problemino. Se è la versione 4x4, perché di queste auto c'è anche la versione 4x4, date un controllo alla pompa Haldex, perché questa si rompe e poi la vostra macchina diventa trazione anteriore. È importante anche cambiare l'olio ogni 60.000 km nel differenziale e anche il filtrino che c'è proprio nella pompa Haldex per evitare queste rotture. Tutto sommato sono auto ben costruite con problemi risolvibili, a parte qualche eccezione per qualche motore a benzina, sono problemi gestibili, specialmente per quelli a diesel. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi di queste Golf, se ne avete una, come vi siete trovati, se pensate di acquistarne una. Fatemi anche sapere se vi piace questa tipologia di video di approfondimenti meccanici e di problemi delle varie marche. Magari consigliatemi qualcosa qui sotto nei commenti di auto che volete approfondire, e su quelle più quotate farò le mie ricerche e ci farò un video. Ricordatevi anche di iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche, lasciare un like e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!